Ciao a tutti! Oggi vi porto a fare un viaggio molto speciale, un viaggio nel passato dei Colli Iberici. Non ci credete? Venite con me al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza e tenetevi forte! Allora, c'era una volta, tanto tempo fa, o meglio 60 milioni di anni fa, in un periodo chiamato Cretaceo, un mare molto profondo. Come faccio a saperlo? Beh, me l'hanno raccontato i reperti del museo. Infatti, i gusci degli organismi che vivevano fluttuando nell'acqua si sono depositati sul fondale marino e sono diventati una splendida roccia dalle sfumature rossastre, la scaglia rossa. Questo granchio mi ha poi sussurrato che questo mare, a causa di forti movimenti tettonici, diventò sempre meno profondo, finché nelle Eocene, nella zona dei Lessini orientali, si aprì un'immensa depressione tettonica. Il fondale marino sprofondò e le faglie attraversarono come ferite la crosta terrestre, dando inizio a una forte attività vulcanica, che fu così intensa, da determinare l'emersione di quest'area. Poi, in un periodo chiamato Preabuniano, ecco che sui nostri amati iberici tornò al mare, che portò con sé di nuovo la vita. Esatto, sono sempre le rocce che ci raccontano tutto questo. Pensate che in questo mare nuotavano anche le sirene. Ok, va bene, non guardatemi così. Questa è una parte dello scheletro del Prototherium veronense, un mammifero acquatico molto simile agli attuali dugonghi. È proprio da questi mammiferi che è nata la leggenda delle sirene. Le rocce continuano a raccontarci che molti sono gli eventi che hanno interessato questo mare. Ad esempio, se vi fate una passeggiata a Lumignano, state appoggiando i vostri piedi su un'antica e rigogliosa barriera corallina, risalente ad un periodo che si chiama Oligocene. Bene, ora immaginate di nuotare in questo mare fantastico e a un certo punto, nel Miocene, vi sareste trovati completamente all'asciutto. Già, perché questo territorio divenne terra emersa e i nostri colli iberici cominciano a essere lentamente modellati nel tempo dagli agenti atmosferici. L'acqua modellò e plasmò con forza e con pazienza i nostri colli, creando al loro interno grotte fantastiche che sono lo scrigno di molti dei segreti del passato. Pensate che nella grotta del Broion sono stati ritrovati i resti dell'orso delle caverne, che viveva in queste zone durante le glaciazioni del Pleistocene. Vi è piaciuto questo viaggio? Mi raccomando, vi aspetto al museo. Sono ancora tantissime le cose da scoprire insieme.